È lunedì 20 luglio 1970. Nella storica Sala dei Notari di Perugia si tiene la prima seduta del Consiglio regionale dell'Umbria. I lavori vengono aperti dal commissario di governo Simone Prosperi Valenti. Ai sensi di legge dichiaro insediato il Consiglio della Regione Umbra, eletto dal suffragio elettorale del 7 giugno 1970. Ed affido la presidenza provvisoria dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953 numero 62 al consigliere anziano per lo svolgimento degli adempimenti posti all'ordine del giorno. Prego perciò l'onorevole professor Vinicio Baldelli, consigliere più anziano d'età tra gli eletti, di volersi accomodare al tavolo della presidenza. Grazie. Questo l'intervento di Vinicio Baldelli, consigliere della Democrazia Cristiana. Ritengo di poter essere interprete unanime di tutti i consiglieri regionali che ognuno di noi, ogni gruppo, farà e non potrà fare che del suo meglio perché si addivenga alla formulazione di uno statuto regionale, quale la Costituzione prevede, quali le esigenze della popolazione richiedono, e perché la nostra vita possa costituire un fatto esemplare per la popolazione dei nostri comuni e, se fosse possibile, forse presunzione, un fatto esemplare per ogni altra regione d'Italia. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 53 numero 62, dichiaro aperta la prima sessione del Consiglio regionale dell'Umbria. Ai sensi dello stesso articolo, invito i due consiglieri più giovani di età ad assumere le funzioni di segretari dell'ufficio di provvisorio di presidenza. Prego quindi i consiglieri regionali Francesco Mandarini e Alberto Provantini di prendere posto al mio fianco. Invito il consigliere e il segretario più giovane a fare l'appello dei consiglieri presenti. Conti Pietro, Gamburi Settimio, Innamorati Francesco, Bei Clementi, Marri, Mandarini Francesco, presente, Monterosso Mario, Lazzaroni Giovanni, Goracci Alberto, Ottaviani Ezio, Provantini Alberto, Rossi Ottavio, Cecchetti Libero, Tomassini Ennio, Belardinelli Mario, Fiorelli Fabio, Modena Marzio, Alpini Renato, Fortunelli Domenico, Arcamone Massimo, Baldelli Vinicio, Aleandri Aroldo, Angelini Sergio, Picuti Ariodante, Mariani Mario, Bissoni Sergio, Ricciardi Gennaro, Boccini Sandro, Serrano Romano, Vinci Grossi. Dopo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari, l'Aula procede all'elezione del Presidente del Consiglio. Risulterà eletto Fabio Fiorelli del Partito Socialista Italiano. I due vicepresidenti sono Sergio Angelini della Democrazia Cristiana e Francesco Innamorati del Partito Comunista Italiano. Segretari Massimo Arcamone del Partito Repubblicano Italiano e Giuseppe Bei Clementi del Partito Comunista Italiano. Questo l'intervento del primo presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Fabio Fiorelli. L'Assemblea regionale non è
né un piccolo Parlamento, né un grosso comune o una grande provincia. È invece qualcosa di diverso dalle istituzioni esistenti, e questa diversità la dovremo individuare, creare tutti insieme, in modo da evitare sbagli o ripetizioni di vecchi mali. Per questo dovremo inventare insieme noi metodi e noi modi di agire per procedere con concretezza e con efficienza. Si è voluto particolarmente insistere e indugiare, abusando anche della vostra cortese attenzione, su due temi della partecipazione e dell'efficienza, e perché attribuisco a questi fondamentale importanza. Solo una programmazione articolata a livello nazionale e regionale, efficace e coraggiosa, che tenga fede agli obiettivi di piena occupazione e di eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali, inquadrata in una più ampia politica di riforme strutturali, può modificare l'attuale stato di cose e invertire la linea negativa di tendenza qui in Umbria. Signori consiglieri, lavorando insieme, pur con diverse idee e su diverse posizioni, tutti siamo chiamati a concorrere a questa grande opera, fare dell'Umbria una regione più sviluppata economicamente e civilmente, portare avanti in essa una nuova esperienza democratica proiettata nel futuro. A tutti coloro che guardano a noi con interesse, con speranza o con sospetto, dovremo intanto offrire come materia di giudizio il nostro lavoro. Era lunedì 20 luglio 1970. La regione diventa realtà. Nelle sedute successive del 28 e 29 luglio vennero eletti il presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo. Sono due sedute di particolare impegno, nelle quali si sviluppa una intensa dialettica tra i gruppi. Pietro Conti viene eletto primo presidente della Regione dell'Umbria.